Io prendo qui l'impegno esplicito. In caso di sconfitta trarremo le conseguenze, ma dico anche che proprio per questo motivo sarà affascinante vedere le stesse facce gaudenti di adesso, il giorno dopo il referendum, quando i cittadini con la riforma avranno dimostrato da che parte sta l'Italia. Ho personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. L'ho fatto perché credo profondamente in un valore che è il valore della dignità. Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica, che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. Perché però lo dico? Non è il tentativo di trasformare un referendum, come ha detto qualcuno, in un plebiscito, è l'assunzione di un principio. Finalmente c'è responsabilità da parte di chi governa. Siamo stati abituati ad avere per anni il pantano, sempre gli stessi che si davano il cambio in modo ciclico. Io vorrei una cultura più anglosassone, in cui fai uno, due mandati, io spero di farne due, e poi te ne vai. Se però nell'elemento chiave di trasformazione del sistema arrivi alla riforma costituzionale, che è la partita sulla quale ti sei giocato tutto. Ecco, se io perdo devo avere il coraggio di dire che devo trarne le conseguenze in un paese in cui non perde nessuno. Ma è del tutto evidente che se noi perdiamo il referendum, se io perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica. Se perdo mi si chiama da casa, ad esempio, posso restare lì aggrappato. Sono come gli altri io, non posso restare aggrappato alla poltrona. Ho detto che se perdo vado a casa, sì, lo confermo. E non lo dico a cuor leggero, perché so che questo è un impegno significativo che i politici di solito non prendono in Italia. I politici sono quelli che quando finisce un'elezione vanno davanti alle telecamere e spiegano: beh, non ho vinto, però ho non perso. Non ho vinto, ma sono andato bene. Oppure qualcuno ha detto: gli elettori non ci hanno capito. Pezzo di ignorante, sei tu che non ti sei spiegato. La riforma costituzionale è una riforma che deve votare sul Senato, non sulle regioni, sul funzionamento della nostra democrazia, non su di me. Poi è chiaro che io devo trarne le conseguenze, perché ho fatto il governo per fare le riforme. Siamo riusciti laddove nessuno riusciva a ottenere il risultato. Se non ce la facciamo, è giusto che si vada a casa.